buongiorno a tutti. In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo vestito o copricostume che ho deciso di chiamare Ohara. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della BBB linea Casba. Il colore che ho scelto questa volta è il rosa pelle, che è il numero 37, e per poter realizzare questo vestitino, che è una taglia S, io ho utilizzato 300 g di questo filato, lavorandoli sia con l'uncinetto del 3 che del 3,5 che del 4. Per una taglia M vi consiglio 400 grammi, per una taglia L 500 grammi. In descrizione, come sempre, vi lascio il link al sito Uncinettando con i filati, da cui potete trovare il mio stesso filato anche in altri colori. Allora, purtroppo non sono ancora a disposizione tutti, ma dovrebbero tornare la maggior parte dei colori a disposizione verso la terza settimana di giugno. Per quanto riguarda la creazione di questo vestito, si parte dall'alto. La cosa che più mi piace è che possiamo modificare a nostro piacimento la parte iniziale. E vi spiego bene perché. Quando sono andata a mettere catenella iniziale, non ho preso la larghezza dello scollo, ma la circonferenza delle mie braccia, e ho fatto qualche centimetro in più in modo da averlo bello largo. Come potete vedere, mi avvicino a farvi vedere, io qui in alto ho un filo di catenelle con un fiocchettino che mi permette di stringere la lavorazione. Quindi io, quando sono andata poi a lavorare in tondo, non ho fatto degli aumenti, ma ho lavorato dritto. Sono andata poi a creare gli scalfi, ho fatto degli scalfi belli ampi perché mi piaceva l'effetto, e poi sono andata a lavorare il corpo della maglia, andando a fare degli aumenti solo all'altezza dei fianchi per poter allargare la gonna sotto. E nel video vi spiego come si fa. Una cosa che vi dicevo mi piace è che, vedete, io in questo momento sto indossando lo scollo molto largo, ma posso scenderlo ulteriormente, quindi un bello scollo a barca, o posso salirlo, quindi stringere l'affiocco e usarlo come un vestito con uno scollo normale, o addirittura posso usarlo come monospalla. Quindi diciamo che l'idea di mettere questo laccetto che stringe la lavorazione ci permette di poter indossare questo vestito come meglio crediamo, ed è per questo che lo considero perfetto sia come vestito che come copricostume. Detto ciò, mi riaggiusto. Spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito o copricostume, io utilizzerò il filato della Casba. Il colore che ho scelto è questo rosa pelle, che è il colore 37. Lavorerò con un 103,5 e ho montato 180 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8, quindi mi raccomando, se dovete fare degli aumenti, andate ad aumentare di 8, 16 e così via. Sono 100 catenelle, 180 catenelle, si lavora dall'alto, e la circonferenza è la circonferenza delle mie spalle, però non quella classica. Quindi dello scollo, ma proprio delle spalle, perché io voglio lo scollo molto largo, tipo a barca, per farci capire, in modo tale poi da mettere un laccetto e stringere e poter indossare in maniera diversa questo vestito copricostume. Quindi mi raccomando, questa volta dovete misurare la circonferenza delle vostre spalle per poter montare le catenelle che vi occorrono. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro e vado a fare nella stessa catenella di base, vado a fare altre 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella seconda e vado a realizzare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo, quindi entro nella seconda e vado a fare 3 maglie alte, una, rientro 2, rientro 3. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3,
4 e 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo. Facciamo tre volte insieme, quindi entro nella seconda catenella e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, salto una catenella, entro una successiva e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a realizzare una maglia bassa. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il mio primo giro, ho fatto le 5 catenelle, la maglia bassa e la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo e ultimo giro, sono due giri che andremo sempre a ripetere. Vado dove ho con una maglia bassissima, vado dove ho la seconda maglia alta. E vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia alta di base e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi una e 2. Tre catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 5 catenelle, entro e vado a fare una maglia bassa. Volendo potete entrare nella terza catenella, ma io preferisco entrare nel cerchio e non andare proprio nella terza catenella. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, vado dove ho la seconda delle 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Entro nell'archetto di 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, e 3 e ricomincio da capo. Continuo così per tutto il secondo giro. Terminato il secondo giro vi farò rivedere come fare il primo. Sto terminando anche il mio secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Come vi ho detto, i giri da ripetere sono due, quindi vi faccio rivedere come rifare il primo. Vado a fare una maglia bassissima all'interno della seconda maglia alta e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, prendo il filo, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Volendo potete entrare nella seconda catenella per avere la maglia bassa ferma o entrare come me semplicemente nel foro. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Anche in questo caso potete entrare nella seconda delle 3 catenelle. Catenella di separazione, si ricomincia da capo andando a fare le 3 maglie alte sopra la seconda maglia alta del gruppo del giro precedente. Quindi vedete, ripeterlo è semplicissimo. Questi sono i due giri che dobbiamo sempre andare a ripetere, vi dirò quante volte l'ho ripetuto, poi andremo a mettere i marcatori e vi farò vedere come creare gli scalfi e come fare il corpo del vestito. E poi naturalmente vi dirò anche se andrò a fare degli aumenti, come li andrò a fare, se cambierò uncinetto e così via. Allora, io ho ripetuto i due giri per un totale di 7 volte, quindi partendo dall'alto verso scendendo ho ripetuto il motivo 7 volte e sono andata a ripetere il primo giro dell'ottavo motivo. A questo punto mi sono fermata. Per me come calatura per fare le spalle per coprire le spalle va benissimo e quindi possiamo mettere i marcatori. Per mettere i marcatori sono andata a contare le strisce di maglie alte delle 3 maglie alte. Io ne ho un totale di 23 e le ho divise in questa maniera: 4 per i lati, quindi
1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4 e ne ho messe 8 avanti, dove nella prima ho messo il marcatore dove ho la seconda nelle 3 maglie alte e nell'ultima, quindi nell'ottavo, di nuovo ho messo il marcatore dove ho la seconda maglia alta del gruppo di 3 e sì, dietro invece ne ho messe 7 di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre nella prima ho messo il marcatore e nell'ultima striscia ho messo il mio marcatore e adesso vi faccio andare a vedere come unire le due parti in modo tale da creare gli scalfi e andare poi a lavorare soltanto il corpo della maglia. Inizio, tolgo il mio marcatore perché ho fatto in modo che la lavorazione iniziasse dove finisco sempre il giro, quindi il mio primo motivo aveva il marcatore, lo vado a togliere e vado a lavorare normalmente, quindi vado dove ho la seconda maglia alta e vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, rientro un'altra maglia alta e vado a lavorare normalmente il mio secondo giro, quindi 3 catenelle nell'archetto, entro e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, ricomincio da capo, lavoro così fino ad arrivare al secondo marcatore e vi farò vedere in quel caso come avviene il passaggio dal dietro al davanti o nel vostro caso da davanti al dietro, naturalmente non cambia nulla. Sono arrivata dove ho il secondo marcatore, lo vado a togliere e vado sempre a fare nella seconda maglia alta le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Adesso andrò a fare delle catenelle che mi uniscono al terzo marcatore in modo tale che qui lascerò lo scalfo per la mia manica e devo andare a fare tante catenelle da avere due motivi in modo tale che quando lavorerò avrò due motivi da questo lato. Vi ricordo che ogni motivo era di 8 catenelle, soltanto che io avendo già qui fatto il gruppo di 3 maglie alte, per avere due motivi invece di andare a mettere 16 catenelle ne andrò a mettere 15, perché ripeto ho già il gruppo di 3 maglie alte, quindi mi perdo una catenella, quindi vado a fare 15 catenelle. Se nel vostro caso invece dovete andare a mettere 3 motivi, dovete fare un motivo con 8 catenelle, un secondo motivo con 8 catenelle e l'ultimo motivo 7 catenelle, quindi vado a mettere le mie 15 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Fatte le mie 14, scusate, 15 catenelle. Fatte le mie 15 catenelle, quindi vado direttamente dove ho il mio terzo marcatore. Lo levo. Entro nella seconda delle 3 maglie alte e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3. E vedete qui, quindi ho il mio scalfo per le maniche. E qui poi andrò sempre a lavorare e adesso continuo a lavorare normalmente di nuovo il mio secondo giro, entrando facendo una maglia bassa all'interno della terza catenella, all'interno dell'archetto di 5 catenelle. Continuo a lavorare in questa maniera fino a ritrovarmi dove ho l'ultimo marcatore. Vi faccio rivedere come andare a fare le catenelle. Sono arrivata al mio terzo marcatore, lo vado a togliere e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte all'interno dell'archetto, scusatemi, all'interno della seconda maglia alta e a questo punto di nuovo vado a fare le mie 15 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15 e vado direttamente dove avevo iniziato il mio giro, vedete, in modo tale che qui mi avviene lo scalfo della manica, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Ho creato così gli scalfi per le maniche e qui lavorerò il corpo della mia maglietta e quindi adesso si riparte di nuovo con il primo giro. Naturalmente adesso io iniziamo da sole, quindi andiamo dove abbiamo la nostra seconda maglia alta, andiamo a fare le 3 catenelle, rientriamo e andiamo a fare le altre 2 maglie alte e andiamo a lavorare normalmente il primo giro, quindi catenella di separazione, entriamo nel primo archetto maglia bassa, 5 catenelle, secondo archetto maglia bassa, catenella di separazione, ricominciamo, andiamo a lavorare così finché non ci troviamo dove abbiamo la nostra striscia di catenelle e vi farò vedere come andare a lavorare.
mi trovo dove ho quindi le mie strisce di catenelle e andiamo a fare, dopo aver fatto naturalmente le nostre 3 maglie alte, una catenella di separazione. Salto la prima delle mie catenelle, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella seconda e realizzo 3 maglie alte, quindi una, e rientro 2, rientro 3. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 3 catenelle, entro nella penultima, quindi nella quarta, e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione e torno a lavorare normalmente. Entro nella seconda maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vedete, quindi stiamo ricominciando a lavorare il nostro motivo, anche qui dobbiamo le catenelle e torniamo quindi a lavorare normalmente per tutto il nostro giro fino ad arrivare dove abbiamo la seconda striscia di catenelle e vi farò vedere nuovamente come fare. Poi continueremo da sole perché si fa normalmente il giri, quindi torneremo a fare il secondo giro e poi a lavorare sempre lo stesso punto. Sono arrivata dove ho la seconda striscia, ho fatto le 3 maglie alte, la catenella di separazione, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella seconda e vado a fare 3 maglie alte, 2 e 3. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella penultima, realizzo una maglia bassa e vado a fare una catenella di separazione, entro dove ho la terza delle mie 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Ecco qua, quindi come vedete stiamo realizzando il corpo della maglia e adesso io continuerò a lavorare in questa maniera. Ora, perché ha bisogno di fare degli di allargare la maglia? Come sempre, o passa a lavorare con un uncinetto più grande, quindi dal 3,5 si passa a lavorare al 4, oppure invece di andare a fare le catenelle come abbiamo fatto noi fino adesso, va a fare degli aumenti, quindi fa 3 maglie alte, 2 catenelle, maglia bassa, 6 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle. E quindi nella giro invece dove facevamo 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, andrà a fare 4 catenelle, maglia bassa, 4 catenelle. In questa maniera può allargare la lavorazione, fare maggiori aumenti, quindi allargare ulteriormente la lavorazione. E naturalmente potete fare sia gli aumenti che lavorare con uncinetto più grande. Io per adesso continuerò a lavorare con il 3, non so se farò degli aumenti, se ve li farò naturalmente vi dirò quando li ho fatti, anche se andrò a cambiare solo l'uncinetto vi dirò naturalmente anche in quel caso quando lo sono andata a cambiare, però per adesso continuerò a lavorare sempre così in questa maniera. Allora, ho lavorato tutto il corpo della maglietta, del vestito, e ho fatto, dopo aver fatto 17 motivi, sono passata a lavorare con l'uncinetto il numero 4, in modo tale da allargare, e ho fatto un motivo senza fare aumenti, quindi passando a lavorare soltanto con il numero 4, e poi sono andata a fare gli aumenti, e come vi ho detto, sono andata a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle, di nuovo le 3 maglie alte. E nel giro successivo sono andata a fare 3 maglie alte, 4 catenelle, maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle, 4 maglie e 4 catenelle, di nuovo le 3 maglie alte, in modo tale appunto da allargare la lavorazione e lavorare anche con l'uncinetto il numero 4. E sotto, come potete vedere, è venuto, si vede proprio, se metto qui lateralmente, che la lavorazione si è andata ad allargare. Una volta finito ciò, ho fatto una lunga striscia di catenelle di circa 250 catenelle e le ho passate qui dove ho il primo giro, vedete,
ho passato in modo da fare qui il fiocco, quindi intorno a tutto lo scollo, in modo tale da chiudere e allargare la nostra scollo in base a come lo vogliamo indossare, se monospalla, se con scollo normale o se a barca, e tenerlo fermo grazie all'accetto. Oltre a questo, io l'ho fatto con un infilato, però voi l'accetto potreste anche comprare qualcosa in raso, qualcosa con le perline, una striscia di perline, quindi potete sbizzarrirvi con la striscia che più preferite per fare il fiocco e rendere il vostro vestito ancora più prezioso. Non ho fatto alcun tipo di bordo né intorno allo scalfo né intorno sotto al vestito, quindi il mio vestito è terminato.